Beh, il trombone è uno strumento unico. Quella sua voce grave che sembra ammonire con dolcezza. Ma può essere comicissimo. Basta ricordare i clown del circo quando schizzano acqua fanno i loro pernacchioni. Ma è anche lo strumento degli angeli. È vero. Infatti, se ha notato, nei quadri del Rinascimento tutti gli angeli non suonano il trombone. Beh, perché? A essere ricevuto dal Padre Eterno son dei tromboni, ne è gagliardo. Io trovo che la voce del trombone è la voce di una creatura solitaria. Mi piace da matti a me ascoltarla in riva al mare, d'inverno, quando non c'è nessuno. Hai fatto un finalino? Io non ho niente da dire, sa. No, guardavo quel filo di ragnatela lassù. Lo vede, sarà lungo 5-6 metri, no? Col soffio degli ottoni, dondolava di qua e di là che... Guardi, lo cucco, guardi. Ma che vuoi? Lo vede? Lo vedi il ragnetto lassù? Chi? Attaccato al filo, di qua, forse lo vede meglio di qua lo cucco, lo vede? Ma non è bello che noi siamo qui per fare l'altalena un ragnetto, eh? Guardi Esposito, guardi anche lei, quel ragnetto prima col soffio degli ottoni. Dicevo che è uno strumento appassionante, formidabile. Non parlo delle sue possibilità strumentali, che sono miracolose. Con la tromba puoi fare le più spericolate acrobazie musicali. No, lo straordinario è che questo strumento ti fa esprimere quello che hai dentro. Meglio, è più forte, l'allegria, la tristezza, il silenzio. De che? Sì. A chi? A Claudio, la fa sempre tu con questo. Ma via, perché eravamo d'accordo? Mi stanno facendo un'intervista qua. Forse abbiamo sbagliato tutte e tre, può capitare. Per me la tromba è una specie di passaporto per arrivare in un'altra dimensione. Chi suona la tromba e lo sa che cosa voglio dire. È una dimensione di pienezza, dove tutto è più intenso, più esaltato. E siamo in tanti là e suoniamo la tromba. Tutti insieme. Mazzieri, dici che noi trombe dobbiamo studiare più di tutti. Parli forte, cosa ha detto? Che abbiamo tutte le labbra spaccate per questo. Quel che dice il collega è vero, sa. Dobbiamo umettarci le labbra ore e ore per ammorbidirle prima di poter suonare davvero. L'approssimazione che con gli altri strumenti è tollerata. Alla tromba non è concesso. Ma perché gli archi non devono essere altrettanto precisi? Ma stia zitto. Una stecca con la tromba è la fine del mondo. Ci sono ammalato, non dormo più, mi è salita la pressione. Sono diventato sonnambulo. Mi hanno svegliato per strada che stavo in pigiama sul portone di casa, occhi chiusi, che suonavo la tromba. Io sempre con questa angoscia di sbagliare.